Il teatro dialettale è sempre un sano momento di divertimento. C'è anche un teatro che non suscita buon umore, ma ci fa stare bene riflettendo. Stefania Sperandeo è riuscita a creare un gruppo di giovani davvero formidabili. È un piacere vederli e ascoltarli. Hanno una padronanza della scena, del linguaggio e dell'interpretazione del personaggio. Eccellente. Il teatro è il loro obiettivo, il teatro è il loro presente. Ci parleranno con la forza della rappresentazione della speranza, la bellezza e l'arte che sole possono salvare il mondo, e del tipico governante con il suo codazzo che affronta un falso problema, quello delle cipolle. In fondo è la vita di ogni giorno che si fa teatro e nello stesso tempo il teatro che si fa vita. In questa città, che sta perdendo il suo futuro, bisogna ritrovare la strada. Se i giovani rinunciano alla loro gioventù e i sogni muoiono, questa comunità ben presto diventerà vecchia, grigia, sonnolenta. Solo la bellezza, amici miei, solo le arti potranno darci un futuro. E questi giovani, loro che hanno già rinnegato il loro futuro, loro devono scoprirlo. La bellezza cammina fra di noi come una giovane madre quasi intimidita dalla propria gloria. La bellezza è una forza che incute paura, come la tempesta scuote al di sotto e al di sopra di noi la terra e il cielo. La bellezza è fatta di delicati sussurri e parla dentro al nostro spirito. La sua voce cede ai nostri silenzi come una fievole luce che trema per paura dell'ombra. La bellezza grida tra le montagne, tra un battito d'ali e un ruggito di leone. La bellezza sorge da oriente con l'alba e si sporge sulla terra dalle finestre del tramonto. Arriva sulle colline con la primavera e danza con le foglie d'autunno e con un soffio di neve tra i capelli. La bellezza non è un bisogno, ma un'estasi. Non è una bocca setata, né una mano vuota protesa in avanti, ma piuttosto un cuore infuocato e un'anima incantata. La bellezza è un giardino sempre in fiore e una schiera d'angeli sempre in volo. La bellezza è la vita, quando la vita si rivela. La bellezza è l'eternità che si contempla allo specchio, e noi siamo l'eternità e lo specchio. Ma
domande è che nessuno sa come arrivano. Come arrivano? Da dove arrivano? Da dove arrivano? E chi le porta? Chi le porta? Nell'alito dei nostri cittadini puzza sempre di più. Yeah! È quello che si lamenta da anni. Ci sono dei chiacchiere che abbiamo bisogno. Cipolle puzzolenti. Riflettiamo. I vostri affari. È solo che non ho potuto fare a meno di ascoltare il problema che state vivendo e allora sono venuto fin qui per offrirvi una soluzione. Io penso di conoscere il modo efficace per liberare definitivamente tutta la città dalle cipolle. Una soluzione? Una soluzione? Davvero? Ma voi chi siete? Chi siete? La gente mi chiama Darkus, il poeta, sono l'uomo della speranza. Sono andato in lungo e in largo per le città di questo mondo infestate dai più pericolosi rifiuti, liberando ogni comunità. Esiste la soluzione per dire addio alla cultura delle cipolle e rivedere nascere la vostra cipollopoli. E quale sarebbe questa miracolosa soluzione? E soprattutto, quanto costa? Quanto costa? Oh no, no! Non voglio soldi per i miei consigli! Credete mica che io sia un approfittatore che sfrutta le disgrazie altrui? No. Oh, se voi solo sapeste che il problema delle cipolle affligge tutte le comunità, non solo la vostra. Sì, io quante cipollopoli ho salvato. Se veramente vi sta a cuore la vostra città, voi dovete fare solo quello che tutti i politici hanno ormai dimenticato di fare, lasciandosi ammorbare dal puzzo terribile delle cipolle. Uno! Una! Dovete riaprire le biblioteche che avete chiuso e anche il teatro che avete ridotto ad un inutile rompere. Due! Due! Dovete promuovere la cultura, ad esempio incentivando il volontariato ed il centro sociale, perché questi tolgono tutti i giovani dalla strada e dalla voglia di cipolle. E poi bisogna che collaboriate con tutte le associazioni culturali che sul territorio promuovono cultura, occupandosi di educazione e di promozione della comunità che, lo sappiamo bene, no? Sono state l'ultimo dei vostri pensieri. E tre. Dovete stimolare la creatività dei vostri cittadini, ad esempio finanziando progetti artistici nelle scuole. Ma certo, solo se terrete a chiamare i vostri artisti, a promuovere la cultura, a stimolare lo spirito critico, solo così voi vedrete rinascere la vostra cipollopoli. C'è sempre possibilità di miglioramento per una comunità, ma solo alimentando la speranza e non lasciando morire i sogni. Solo così i giovani non si appiattiranno nell'apatia. Dai, fidatevi, i poeti saranno sempre vittoriosi. Ma come parla bene? Sarà fatto poi.
suo lupo di forici, pollosa fino al cuore, potrebbe guardarsi dentro senza provare timore. Sindaco! 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 E i soldi? La bellezza è fatta di delicati sussurri e parla dentro al nostro spirito. La sua voce cede ai nostri silenzi e trema come una fievole luce per paura dell'ombra. Guardate, il cuore in azione, i suoi occhi brillano, batte le mani, batte i piedi e intona il suo strano e breve canto. Seguiamolo, stiamogli accanto. Venite, cipolle gioiose e trionfanti, venite tutte quante nella terra promessa. Venite, cipolle gioiose e trionfanti, venite tutte quante nella terra promessa. E di colpo saltarono fuori dagli armadi e dalle padelle, dagli alberi e dai frigoriferi, dal sottosuolo e dalla terra. Cipolle di tante nazionalità, cipolle bianche, cipolle rosse, rotano, slittano e scivolano a caldo, mentre il poeta intona il suo strano e breve canto. Infatti, venite tutte quante nella terra promessa, venite cipolle gioiose e trionfanti, venite tutte quante nella terra promessa. Cipolle puzzolenti, cipolle eleganti, cipolle costose, cipolle in offerta, hanno lasciato le tasche dei ragazzi. Venite, cipolle gioiose e trionfanti, venite tutte quante nella terra promessa. Venite, cipolle gioiose e trionfanti, tutte quante venite nella terra promessa. Centinaia, migliaia di cipolle, cipolle d'inverno solitarie, allegre cipolle estive, cipolle rosse, cipolle bianche, cipolle fritte, cipolle sbucciate, cipolle da zuppa, cipolle cipolle etero, cipolle d'agrodolce. Ogni cipolla rotola accanto e segue quell'uomo e il suo strano canto. Giù, fino alla riva del fiume, le cipolle rotolano per cancellare il marciume. Cipolle gioiose e trionfanti, venite tutte quante nella terra promessa. Guardate, guardate le cipolle mentre se ne vanno via lungo il fiume, guardatele mentre galleggiano come fossero ninfee in uno stagno, guardatele mentre vengono sballottate dalle acque come fossero boe nel mare, guardatele, guardatele mentre se ne vanno via verso l'estuario del fiume, là dove il mare spalancherà la sua grande bocca e le inghiottirà tutte quante. E allora il mare non avrà più il sapore del sale, ma di cipolle, e le onde non saranno più ricoperte di spuma, ma di cipolle. Ma verrà un giorno in cui il mare avrà inghiottito anche l'ultimo ricordo delle cipolle e così via. Via tutte quante da questa città. Guardatele mentre se ne vanno via su e giù. Su e giù. Su e giù. Via. Via per sempre da questa città. Niente più alito amaro. Niente più baci frettolosi. Niente più lacrime salate, niente più malattie, niente più pericoli e niente più violenza e niente più morte. La città è di nuovo al sicuro! Venite e facciamo festa!
come promesso, il lavoro è stato fatto. La città è ora completamente libera dalle cipolle. Ma ora, come promesso, dimostrateci l'impegno che avete assunto con tutta la comunità. Già! E biblioteche, teatri, progetti culturali e bla 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 bla. Ecco, quali soldi avremmo pagato tutto questo? Si rende conto che ciò costerebbe alle casse comunali una quota significativa del bilancio del prossimo anno che potrebbe servire per cose davvero utili? Sì. Fatemi capire. Cosa c'è di meglio che aver liberato completamente la città dalle cipolle? Il consiglio, alcuni festeggiamenti da organizzare, autorità da invitare, tante cose da comprare. Dunque, neppure un centesimo per la cultura. No! Noi qualche cosina per il tuo impegno, certo, ti spetta. Noi abbiamo fatto un patto. Ci siamo anche stretti la mano. La mano! Sono felice di invitarti e darti da mangiare e da bere. E poi, in tutta onestà, abbiamo forse scritto un contratto noi? No! Voi siete impazziti con questa brama di cambiamento morale della comunità! Comunque, il problema è risolto. Le cipolle sono sparite e noi vi offriamo un bicchiere per brindare al futuro dell'ormai dimenticata Cipollopoli! È proprio vero. Noi non abbiamo bisogno di grandi cose. Non abbiamo bisogno di grandi uomini. Noi abbiamo solo bisogno di gente onesta. E voi? Voi non lo siete. Ma la pagherete. La pagherete molto cara. Cipollopoli la pagherà. Come osi minacciarci? Vedi? E questo è il problema con quelli come voi. Un momento siete dolci e quello dopo aggressivi. Un accordo è un accordo. Una promessa è una promessa. Guarda, tieniti le tue inutili minacce e sparisci! Non ci fai paura! Non ci fai paura! Sei solo un mucchio di chiacchiere! Chiacchiere! Le cipolle sono sparite, finite tutte in fondo al fiume! Non puoi certo tuffarti per riprenderle di nuovo! No! Lamentati pure quanto ti pare! Prenditi la nostra riconoscenza e vattene! Abbiamo altro da fare noi, con i soldi da destinare alla cultura! Cultura! Di nuovo il poeta si diresse per le strade, facendo sentire il suo strano canto. La sua voce raddolcì l'aria e le sue note stregarono la città. Sembrava che il tempo si fosse fermato. Tutti i giovani seguirono il poeta e la sua strana Maria. Entrarono nel ritmo e caddero nel sonno, nella nebbia soporifera del suo canto. Gli adulti, immobili, guardavano i loro figli andare via. Erano pietrificati. Assistevano alla sparire di tante speranze, annullate da una malattia senza tempo. Il poeta, quel giorno triste, aveva cancellato i sogni dei loro amati ragazzi. Era un giorno di correnti incrociate, di mulinelli e di vortici. Era un giorno in cui le onde crescevano e si frangevano, travolgendo ogni cosa. Questo è il flusso e il riflusso. Questa è la vita che conosciamo. Questo è il flusso e il riflusso. Questi sono i fatti. Una promessa è una promessa. Il poeta ha ammaliato i loro figli. Il poeta ha ipotecato il loro futuro. Che cosa abbiamo fatto? Vorrei non ci fossimo mai preoccupati delle cipolle. Guardate che cosa abbiamo fatto. Abbiamo cancellato i giovani da questa città. Questo posto è morto!
morire è l'amaro sentore della disperazione. I ragazzi erano qui, erano i loro ragazzi. Ora hanno seguito il canto del poeta. Siamo niente ora, senza i nostri figli, i nostri giovani. Siamo niente. La città è muta. Dobbiamo biasimare noi stessi, solo noi stessi, e abbassare la testa per la vergogna. Per favore, poeta, riportali indietro, riportali indietro, riportali indietro. Riportali indietro, per favore, riportali indietro, poeta, riportali indietro. Riportali indietro, riportali indietro. Riportali indietro, riportali indietro. Riportali indietro, per favore, riportali indietro. Per favore, poeta. La bellezza è fatta di delicati sussurri e parla dentro al nostro spirito. La sua voce cede ai nostri silenzi come una fievole luce che trema per paura dell'ombra. Forza ragazzi, alzatevi, andate, la vostra città vi aspetta. Non deve essere provocata dalla paura o dall'ambizione.